Sportivi biancorossi, buonasera. Questo è il 22esimo appuntamento di Supergol, rigorosamente in diretta come nostra consuetudine. Ed è una puntata che vi dedichiamo particolarmente perché siamo dell'idea che parlare di calcio, anche quando i campionati sono fermi, c'è da dire. C'è da dire ancora di più in questa fase per chi segue le vicende calcistiche del Teramo, perché gli interrogativi che ci poniamo sono tanti, sono diversi, ma sono gli stessi vostri. Ed è per questo che noi, come sempre, siamo qui con Tonino Valbruni, ovviamente. Buonasera, mister, buonasera. Poi abbiamo un ospite d'eccezione. Voglio che la camera vada sul professor Renato Gregorini, perché Renato Gregorini è uomo intanto di calcio, perché il calcio lo ha praticato, il calcio lo ha vissuto anche da medico sportivo. Il calcio gli piace, però lo dobbiamo considerare uno spettatore seduto nel nostro salotto, giusto? Benissimo. Poi però Tonino Valbruni, che sa molto più di me della sua persona, perché io la conosco come cardiochirurgo d'eccellenza, peraltro la nostra scuola teramana credo che abbia veramente segnato la cardiochirurgia nazionale, no? Io ricordo il professor Giuseppe De Usanio, il professor Renato Gregorini a fianco a me, il professor Alessandro Mazzola, Carmine Villani, cioè noi abbiamo avuto delle eccellenze e abbiamo delle eccellenze assolute nella nostra città. Un bel gruppo, veramente un bel gruppo. Veramente un gran bel gruppo. Perché per fare eccellenza bisogna essere un bel gruppo, se no non si ha mai eccellenza. Però, professore, io la ricordo a Nepezzano, per esempio. No, dico Nepezzano perché me lo ricordo. Beh, Nepezzano c'è ancora la mia casa, quindi sto ancora a Nepezzano. Appena arrivato a Teramo del 89, andammo ad abitare a Nepezzano e ovviamente mi appassionai, insomma, al calcio di Nepezzano, perché il calcio a Nepezzano all'epoca era una gran bella realtà. E quindi ho fatto il medico della società sportiva Calcio Nepezzano, ma insomma più che medico ero dentro la società proprio anche come amico dei giocatori, amico del presidente. Insomma, è stato un periodo, con una passione peraltro. È stato un periodo molto bello, insomma, della mia vita professionale, perché ero in crescita come professionista e dal punto di vista anche sportivo, perché chiaramente Nepezzano è stata una realtà che mi ha fatto amare il calcio teramano. Ecco. Esatto. Poi Tonino, tu me lo dipingerai anche come ex calciatore, perché me ne hai parlato benissimo, cioè mi hai detto che avrebbe potuto fare di più, molto di più. A parte che non ho dimenticato il nostro amico sulla destra, da quelle parti. Buonasera a tutti. Non ho dimenticato di presentare Andrea Malatesta. Buonasera. Buonasera, ben ritrovato Andrea. Grazie. Poi c'è stato un weekend particolare del quale parleremo anche, no? Assolutamente sì. Anche calcistico, anche calcistico. Scusami. No, dicevo appunto, per me è motivo di soddisfazione vedere questa sera il professor Gregorini, perché secondo il mio punto di vista è un'eccellenza che abbiamo perso, perché la sua figura era una figura importante per la cardiochirurgia teramana. Purtroppo, come ogni cosa, ci sono delle campagne acquisti, qualche volta diciamo si perdono giocatori di importanti. Noi abbiamo perso un cardiochirurgo molto, sì, di livello, perché basta vedere tempo fa su Focus, una rivista molto specialistica, nel quale, dove lavora Renato,
per me è sempre un amico, è un'eccellenza superiore, classificata in seconda posizione in Italia, per cui non è che sto parlando di uno qualunque. Per il resto, Che niente, è ha stato. questa grande passione per il calcio, Ma perché noi la passione per il lo calcio. abbiamo invitato e lo Come. ringraziamo per aver accettato, perché lui, insomma, ama il Certo. calcio tanto quanto noi calciofili, eh? Non di meno, non di No, meno. Poi ha ma. fatto parte della tua squadraccia, Oltre che ha fatto parte della mia quella squadra, dei medici vice campioni del ma mondo. non sono solo io a, diciamo, a rilevare l'importanza come calciatore. È uscito un libro, redatto dal CONI, dove la sua figura era in quel libro, quindi non è Ma che. come calciatore? Come Come calciatore, calciatore. calciatore, quindi Caspita. medico calciatore, E allora No, c'è proprio l'ospite giusto per un Supergol libro, nel periodo di ecco, Natale, poi. sul Ma poi dilettantismo marchigiano. Poi Bomber, poi. Bomber, e di Bomber E parleremo. di Bomber parleremo, certo. Vabbè, un libro sul dilettantismo marchigiano dove in qualche modo si enfatizzava l'importanza dello sport del calcio anche in coloro che avevano intrapreso gli studi, nel senso che in qualche modo comunque lo sport in generale, il calcio in particolare, diciamo, serve anche a forgiare le persone e A lei l'ha poi, aiutata, professore? ma, insomma, in qualche modo lo sport tende a far tenere sempre la barra nella direzione giusta, se vogliamo, no? Perché è difficile che uno possa fare sport e poi diciamo, non seguire determinati canoni che sono poi l'etica della vita, no? Perché c'è molta sinergia fra un'etica corretta della vita e un'etica corretta dello sport. E quindi in questo libro che ha fatto il CONI delle Marche, essendo io marchigiano, insomma si parla della mia figura come di un calciatore dilettante che poi in qualche modo si è fatto largo anche nella vita come cardiochirurgo. Insomma, Bello, è una cosa, una insomma, bella è soddisfazione. stata una bella cosa per me, sì. Senti, ho scoperto che Andrea Malatesta è così tanto innamorato, non so se più del Notaresco o più del Castelnuovo, che va a vedere pure le amichevoli infrasettimanali e oggi Sì. c'è stata questa amichevole. Sei Sì, io rimasto passo sorpreso? da Juve Atletico Madrid a Castelnuovo Bello, Notaresco questo è bello, questo è e non lo bello. so mica quale delle partite Sì, sia più però è bella. importante averti sentito dire, lì c'è un ragazzotto che mi ha stupito, corre più di tutti. Sansovini, oggi ha corso più di tutti. Io, anzi, spero che tu prima della fine della stagione mi Lo farai porto, un regalo portando, come mi avete fatto un certo. regalo portando il professore qui, Ma noi spero di siamo poter. anche un po' nati per omaggiarti, non è che viviamo solo. Vi ringrazio. Quando i nostri ospiti sono felici, Valbruni lo è stasera particolarmente, ma lo sei anche tu, io sono Assolutamente. contento. Magari qualcun altro no, ma io sono contento. No, ma capire che, diciamo, abbiamo, oltre che una figura a livello sanitario, ma soprattutto io posso parlare Del giocatore. del giocatore, perché avendo avuto la fortuna di allenare anche la squadra dei medici, dove mi sono tolto anche le mie soddisfazioni, perché siamo arrivati anche vice campione del mondo, quindi. Ma la cosa più bella è che. Mi ricordo una partita contro i tedeschi Sorride il dove professore. praticamente a livello tecnico erano ma superiori, non dico di una spanna, come se Di più. Sì, giocasse una squadra di Serie A e una squadra di Serie D. E noi ce la stavamo cavando discretamente, perdendo tatticamente tatticamente, lo ben sai, col coperti, 3-5-2, col 3-5-2 3-5-2 classica. classico, perché dopo l'ho insegnato a Inzaghi e a Conte, e praticamente mancavano pochi secondi alla fine, arriva questo traversone sulla destra, me lo ricordo come se fosse oggi, e oggi si parla del 2-56 di Ronaldo, però io penso che stava a 2-34-35. Lui. Sì, si è alzato di testa colpendolo e ha messo una palla sotto al 7. C'è un Un gol Eurogol. che io entrai in mezzo al campo e dissi Italia-Germania del 4-3, urlandolo proprio, urlandolo. E andammo ai Vincemmo rigori. 1-0.
No, no, facciamo, andiamo, pareggiamo 1-1 e andiamo ai rigori. E poi, no, no, i tedeschi, sì, noi siamo troppo, quelli erano freddi. Comunque mister, ora devi anche raccontare di quando però mi hai fatto entrare e mi hai detto mi raccomando, ora metti tutto a posto e io mi sono fatto buttare fuori dopo un minuto. Però no, questo ha risolto il problema, questo è imperdonabile. È imperdonabile, ma non tanto. Dopo un minuto. No, ma stavamo vincendo. Stavamo vincendo, perdemmo. Certo. E quello andavamo alle semifinali. Mi raccomando, vabbè, un esperto. Genio e sregolatezza. Sì, hai genio detto... e sregolatezza. Benissimo. Devi raccontare tutto. Sì. Oh, io ci farei tutta la puntata stasera su queste, vabbè, tematiche, però... no? Perché sono quelle le cose belle dello sport, della vita, della quotidianità. Ma se lo ricordo ancora. Però io adesso vi devo riportare sui temi caldi. I temi caldi, vi prego di seguire questo servizio, perché credo di averci messo dentro un po' tutto. Ascoltiamolo appena possibile. In una situazione nella quale una città intera la scorsa estate aveva sognato un campionato da protagonista, soltanto l'effetto Iachini di quelli prorompenti, fortissimi, ha retto alla delusione dei risultati. Chiamiamoli con il loro nome. Saranno pure tanti i motivi che avranno concorso al rendimento del Teramo, da sufficienza stiracchiata, e forse siamo anche troppo generosi, ma che nessuno possa dichiararsi soddisfatto è fuor di dubbio. Poi si potrà anche apprezzare il fatto che ufficialmente nessuno lo dica per governare al meglio la situazione, ma che Iachini in primis e giù a scendere siano tutti insoddisfatti è certo. Non ci permettiamo invece di mettere nel calderone la tifoseria, perché ci sarà sempre il bastian contrario che correrà sui social a smentire anche la verità. E allora ci limitiamo alla società. Se dall'ereditabile hai risposto con la tanto resa nota da noi, ma dichiarata da Iaconi, bonifica, eri, non dico certo, ma quasi, che avresti potuto contare su giocatori dalla resa migliore di quelli del passato. Sinceramente, stentiamo ad individuare più di un paio di calciatori dell'attuale rosa che abbiano reso meglio degli ex Celli, Infantino, Proietti o Ventola, ma potremmo anche allungare la lista ad almeno un altro paio di elementi. Ecco allora che qualcosa bisognerà correggere adesso al mercato di gennaio, terzino sinistro a parte, perché in quel ruolo ce n'è rimasto uno soltanto. Bocciato l'attacco, questo non significa che Cianci o Martignago valgano meno di Magnaghi, ma che le esigenze tattiche di questa squadra indichino in loro due atleti non da questo Teramo è certo. Andranno via? Hanno mercato, è sicuro, ma nel professionismo contano ancora di più i contratti, quelli in essere, per i quali ad impegnarsi sono stati sia i professionisti del pallone, sia la società. In genere a vincere è il calciatore. Ok, vado via, ma non voglio perderci un centesimo. E talvolta succede anche che vogliano guadagnarci. Capita. Questo per dirvi che errori acclarati dello staff societario potrebbero ricadere anche questi nelle tasche del presidente Iachini. Da rivedere la mediana. È composta da fior di giocatori che però messi assieme non fanno squadra, o almeno non l'hanno fatta per metà campionato. Il calcio è pieno di questi esempi. Teramo non è la prima e non sarà l'ultima presunta grande d'estate che si trova alle spalle di una presunta piccola estiva. Ma così è. Da Supergol siamo stati i primi a chiederci che lì in mezzo un corridore ruba palloni mancava e come. E per non citare Persia, praticamente regalato alla Fermana, citiamo un medianaccio che guadagnava il minimo federale, credo intorno ai 1200 euro al mese, che si chiama Graziano. Paradossalmente la difesa è figlia soprattutto di questi equivoci a metà campo e della mancanza di un titolare, quale sarebbe stato Soprano, oggi finalmente recuperato. Ma che fatica per averlo a disposizione. Strategia, senza dirlo, pare che la società stia pensando di intervenire per un maggior coinvolgimento di Soprano, Viero e Minelli, oltre a Piacentini che è titolare sempre che resterà a vestire il biancorosso. E da qui ci siamo posti degli interrogativi sulla posizione di Tedino, che abbiamo esposto proprio nel giorno di Natale, quando c'era anche chi lavorava.
Il mister saprà tener conto di indicazioni di questa natura? Noi eravamo e siamo suoi estimatori, ma la decisione è davvero di quelle personalissime per la quale basterà attendere la risposta del campo. Ci sarà la ripresa del campionato. Allora, voglio una prima valutazione da parte di Andrea. Ti chiedo se alla luce di questa esposizione della situazione del Teramo c'è qualcosa che non ti quadra o se al contrario tutto ti va bene, cos'è che ti preoccupa? Ma, hai fatto un servizio molto, molto completo. Io partirei però dall'inizio. Per me l'errore di fondo è la famosa bonifica. E qui non soltanto per deformazione professionale, ma a me piace delineare i meriti ma anche le responsabilità quando poi ci sono. Ammesso e non concesso che l'input della bonifica sia partito dal presidente, io credo che il direttore generale abbia una responsabilità di natura omissiva, cioè il presidente dà un'indicazione, se io da uomo esperto di calcio non sono d'accordo, io devo dire presidente con tutto il rispetto non sono d'accordo. Poi corro il rischio di essere mandato via, perché ci sono divergenze col presidente, ma un uomo di sport non poteva non segnalare al presidente che almeno 4-5 elementi, che sono quelli che poi hai citato tu, avrebbero non soltanto dato il loro contributo come giocatori, ma sarebbero stati importantissimi nel contesto dell'amalgama. Poi io non ho inserito anche Proietti per il semplice fatto che sono convinto che... No, è stato citato però Proietti, è stato citato nel... da aggiungere che Proietti comunque sarebbe stato un giocatore difficilmente da tenere. Sì, ma io adesso... Le dinamiche di quel mercato non lo avrebbero riportato benissimo a Teramo. Però ecco, quindi io partirei intanto da quello che secondo me è l'errore, la madre di tutti gli errori. Cosa mi preoccupa? A me preoccupa che Tedino, se rimane, e io credo che il se sia d'obbligo, non cambierà modulo tattico. Cioè tu dici insisterà sia insisterà nel modulo che nella negli difesa, uomini? Insisterà nella difesa a 4, e questo secondo me, non per dare ragione a Cocciadura Valbruni, è un errore secondo me importante. Poi si dice che la società voglia imporre, tra virgolette, un maggior utilizzo dei giovani. Anche qui noto una contraddizione. All'inizio si parlava... Il minutaggio non contava. Il minutaggio non contava. Adesso si guarda più che al minutaggio, alla valorizzazione. Alla diciamo. Valorizzazione, sì, ma sono... Cioè, io noto che è un andamento un po' schizofrenico. Capisco che il momento è difficile, che quando non ci sono i risultati subentra la paura, subentra le incertezze, però io credo che si debba mantenere la barra dritta, il timone ben saldo per poter poi uscire da un mare agitato. Il problema è che se il timone è in mano a un personaggio, a un allenatore che non sente la totale fiducia della società, al di là di quelle che sono le dichiarazioni di facciata, certo, capisci bene che il capitano si sente un po' tra coloro che sono sospesi. Secondo te si sta correndo questo rischio a Teramo, mister? Ma io... Cioè, secondo te Tedino può aver messo in dubbio la propria credibilità assoluta nei confronti di una società che ha sempre detto sì a Tedino? Io, Walter, partirei da lontano. Ancora una volta la società sta facendo un autogol, perché evidentemente il presidente forse non
non gli hanno dato degli input di calcio importanti, a mio giudizio. Perché l'errore più grosso che stiamo facendo è quello di pensare che questa squadra deve cambiare per cercare eventualmente di fare un minutaggio, eccetera. Non capiscono che il Cosenza col quinto posto è andato in B. Noi abbiamo 25 punti, signori miei. La sesta ce n'ha 29. Quindi praticamente, mettendo qualche elemento importante, adesso la rivediamo la classifica appena mettendo, la mettendo un attaccante importante, cercando eventualmente di prendere un mediano, per l'acquisto del difensore si può recuperare Soprano giocando a tre, noi abbiamo ancora le possibilità di andare a fare i playoff e forse anche di poterli superare. Invece c'è stata una sconfitta, perché si capisce che non capiscono di calcio. Io lo devo dire proprio apertamente, perché una squadra che fa 25 punti e va male. Tu dici, se comincia ad andare bene... Se comincia ad andare bene arriverà sesto, settimo, quindi ne può fare altri 27-28 come li ha fatti il Catanzaro, come ne può fare 30 e va a finire 55 per un sesto posto. E poi se la gioca. Però facendo così facciamo perdere l'entusiasmo alla tifoseria teramana. Quindi capire di calcio, mi dispiace, non lo capite. Perché secondo me, se facciamo questo tabula rasa, di nuovo una bonifica, vuol dire che di calcio non ne capiamo niente. Mi dispiace, però, caro Iaconi, io lo devo però dire. Però più che bonifica, perché io credo che se potessero magari la farebbero, ma non la faranno perché non possono, si parla forse di programmi che tendono a dare spazio a qualche valorizzazione. Non si può parlare di Valder, bonifica o di ridimensionamento. Io non sono fermamente convinto del fatto che la resa sufficiente di Arrigoni, dico sufficiente, non possa essere equiparata ad una resa altrettanto sufficiente di Viero. C'è una differenza. Sì, Viero però, è un ragazzino di 19 anni ed è tuo, Arrigoni non è più un ragazzino e ce l'hai però, per i prossimi campionati. Sì, ma partiamo dalla base. Ci sta, voglio dire. Sì, ma partiamo dalla base. Io ho Viero e sono 4 anni che gioca col Sassuolo e gioca 80 partite col Sassuolo. Ma quelli del Sassuolo sono talmente cretini da non valutare un ragazzo però, come Viero. Però tu mi insegna anche altro, no? Cioè, il calcio è pieno di esempi di atleti che ti vengono lasciati e poi esplodono, no? Lo stesso Piacentini sta crescendo quel ruolo, anche lui viene ma lo dovevamo fare all'inizio allora, senza parlare di Fiordaliso, no? Che sta giocando il campionato sì, di B. Però dovevamo farlo all'inizio per un programma quello che si discute forse è questa maestosità di interventi che nei fatti non però se il presidente sì, ma se il presidente alle aspettative con quell'entusiasmo che abbiamo visto si vede sfumare tutte queste soddisfazioni che lui pensava di avere, secondo me gli facciamo un danno facendo tutta questa sicuramente confusione. Sicuramente glielo facciamo, anche perché aggiungo che il presidente, questa non è un'ipotesi, questa è una certezza, più volte si è lamentato della resa territoriale nei riguardi della società. Cioè lui più volte ha detto che dal territorio si aspettava di più. Anche quello è un elemento destabilizzante nell'euforia di un presidente che si butta nel mondo del calcio in questo modo. Anche quello è un elemento che dà fastidio, sì. Voglio dire, no? Cioè, io non credo che Iachini oggi viva il miglior momento da presidente del Teramo, sì, credo che stia vivendo il momento meno buono, su questo penso sì, che ma lui ha un'azienda importante, il momento in cui non riesce a raggiungere un obiettivo che fa molla, no, cerca di migliorare e di correggere nei punti in cui per cercare eventualmente di arrivare ci sono a un traguardo. Uomini ingaggiati per fare questo. Ma secondo me non hanno dimostrato. Chi cioè, ha consigliato? Sul banco degli imputati, fra virgolette. Non metto il presidente, assolutamente. No, lo so, questo non ce l'abbiamo messo manco noi. Dico, chi ci metti? Iaconi o Tedino?
Ma io o Iaconi e Tedino. Innanzitutto chi ha scelto più Tedino di Iaconi? Tutta questa situazione. Non ci sono dubbi, ha scelto più Tedino di Iaconi. Molto di più. Sì, però adesso se ne tolgono... La cosa... Non è inspiegabile, bello. Sai qual è, mister? Io lo so che tu difendi le categorie. No, e ma... poi figurati se voglio io, fra virgolette, attaccare Tedino, no? Che lo avrei ingaggiato io se avessi potuto come allenatore del Teramo. Quindi mi starei contraddicendo in una maniera clamorosa. Però è un fatto, cioè la gran parte dei giocatori in organico nel Teramo sono stati voluti dal mister. E questi hanno reso poco. Non ce n'è uno che ha reso. Sì, però la professionalità del direttore sportivo. Non so se c'è una risposta non tecnica, perché non voglio coinvolgerla in situazioni tecniche, ma anche un po' psicologica a questo, no? Perché questo è un club da Serie A. Sono trattati come super professionisti di Serie A, non manca veramente niente loro, non sentono nemmeno la pressione della società perché vivono al mare, beati loro. Però all'atto pratico i risultati sono questi e la resa soprattutto è questa. C'è una risposta diversa da quella che diamo noi? Guarda, io insomma, nello sport molto spesso ci sono anche dei periodi storti. E nello sport non è che c'è sempre una relazione diretta fra quello che tu investi e poi i risultati. Cioè, l'abbiamo visto varie volte, insomma, abbiamo visto anche fior fiore di allenatori, io penso ad Ancelotti. Sì. Anch'io. Che purtroppo è fallito nel progetto Napoli. E ha vinto 2 su 2. Chi può discutere Ancelotti come allenatore? Appunto. Nessuno lo può discutere. Io credo che veramente può esserci un problema, come diceva anche mister Vabruni, proprio di affiatamento fra la dirigenza, fra lo staff e fra i giocatori. E cioè che magari tutte e tre queste tre cose che devono andare in sintonia, magari non vanno in sintonia per qualche motivo. Cioè, voglio dire, ci deve essere qualcosa, deve essere qualcosa. La famosa alchimia cioè, che non una, si è esatto, creata. Esatto, una grossa passione che lega le persone. Prima parlavamo di eccellenza, no? Cioè nell'eccellenza, se non vi è fiducia fra chi ti è sopra e chi ti sta sotto, non funziona, tanto più nello sport non funziona. Quindi questa è una cosa, secondo me, fondamentale, che ci sia alchimia, che ci sia fiducia fra le persone. Dopodiché, non avere uno staff adeguato è una cosa fondamentale per qualunque cosa, certo, tu faccia, per il primo ministro, per il re, per il presidente della Repubblica. Cioè lo staff è una cosa fondamentale. C'è un libro stupendo che si intitola Il metodo Machiavelli, che dovreste leggere, che parla proprio degli staff, delle persone che hanno cambiato il mondo. Cioè, lo hanno fatto più come staff che come singoli. Esatto, l'hanno fatto come staff che come singoli. Quindi ovviamente la mia impressione ora è che in questa società attualmente non funziona questo, cioè non funziona la sintonia fra tutte quelle persone che devono mandare avanti il progetto. Questa potrebbe essere una risposta... Sicuramente è una chiave di lettura intelligente, da persona intelligente sono qual è. Concorde, però pienamente. È un punto di domanda. Sono tanti solisti che magari domanda, non riescono esatto, a... è un punto di domanda al quale forse noi poche volte ci siamo soffermati. Ma sai che succede? Che oggi mi è piaciuto l'articolo che è stato fatto da Rocco Coletti e Venturoni assieme, nel quale dice appunto di questo, che non hanno nemmeno cercato di coinvolgere un po' persone, diciamo, che possono e che potevano aiutare il Teramo in una situazione di difficoltà. Ecco il famoso staff. È il famoso staff. Quello, però lì il direttore principale, che è il presidente e che dà fiducia a un direttore generale, il direttore generale che sta a 25 chilometri e sa benissimo che 4-5 giocatori dell'anno precedente sono fondamentali per creare un gruppo, il momento che sceglie il tecnico gli fa presente che se vuole accettare la situazione, questi te li tieni perché hanno dimostrato precedentemente di valere. Se io mi affido dopo al tecnico, non posso dopo dire che il tecnico
È lui il responsabile. Si è creato, Walter, fin dall'inizio, un circolo vizioso. Un sistema di scaricabarile. Un circolo vizioso. Il direttore generale dice, no, ma io non sono fuori, sono stato fuori dal calcio, non conosco, quindi teniamo Federico, teniamo il direttore sportivo. Però poi i giocatori li sceglie l'allenatore, quindi si sono creati i presupposti dall'inizio per una sorta di deresponsabilizzazione generale. Della serie, scappa tu che scappo io se le cose dovessero andare male. Se le cose vanno bene, tutti bravi. Prende forza l'ipotesi non legata al calcio, legata al mondo in generale, quindi anche allo sport, anche al calcio, però l'ipotesi Gregorini prende il forza. Il teorema Gregorini. Diventa un teorema addirittura. Il teorema Gregorini prende forza, perché probabilmente è proprio questa alchimia che evidentemente, pur con tutta la buona volontà degli attori, non si è creata. Perché poi ci sono anche gli elementi che fungono da corollario a questa situazione, che noi abbiamo già analizzato, non ci vorrei tornare, perché certo, questa è una squadra che non conosce la città, perché i primi attori vivono sul mare e non vivono nel centro, non hanno contatti con la tifoseria, si vedono respingere una proposta ereditata per la creazione di un museo del calcio della mano all'interno dello stadio. Esatto. Cioè, sono tanti l'entrata, gli elementi che non l'entrata hanno del, fatto, del reparto coronarico. Io dico da geometra, certo, come qualche illustrissimo mio collega ama ricordare, e me ne vanto, che anche questo vuol dire... Certo, sì, fare gruppo e cioè, quindi c'è, staff, c'è giusto? Come no? È troppo asettico, sembra quasi, non c'è quella passione, quel cuore, visto che abbiamo un cardiochirurgo, non c'è. In ogni modo per me il Presidente sta facendo un grosso errore se pensa che il campionato sia terminato. Mi dispiace, il calcio mi ha insegnato tante cose, l'Alessandria insegna che addirittura aveva 10 punti di vantaggio e alla fine ha perso il campionato. Sì. Per cui, secondo il mio punto di vista, c'è soltanto da correggere una squadra che tutto sommato, con 5-6 punti in più, stava nella media. Sì. Quindi non riesco a capire il perché si deve bonificare di nuovo. Ma evidentemente, forse perché abbiamo due fiumi, il Tordino e il Vezzolo, bonifichiamo due volte. Lì io penso una cosa, io penso che si tratta soltanto di correggere, di chiamare il tecnico e dirgli, per il tipo di gioco che attualmente noi ancora non riusciamo a vedere i risultati, eccetera, vero, che cosa ti manca? Perché altrimenti dopo 2-3 partite ti mandiamo via, così si ragiona. Se invece noi diciamo, devi fare il minutaggio, un professionista, che potrei essere io come allenatore, mi sento non in grado di dirigere più la squadra, perché me la insegnate voi che devono giocare questi giocatori, io vado a casa. Ma poi questi giocatori andrebbero in campo con delle pressioni assurde, perché Viero sa di avere in panchina un Arrigoni, cioè si bruciano, rischiano Santoro di bruciarsi. Santoro saprebbe di avere in panchina uno tra Costa Ferreira o Mungo. O, cioè è il miglior sistema per mandarli allo sbaraglio. Però il discorso che di partire all'inizio con gente di 30, 31 eccetera è stata una scelta. È una scelta per un obiettivo. Certo. L'obiettivo che era quello forse dichiarato, di salire. È stato dichiarato. Ho bonificato quella dichiarazione, va bene? Tu l'hai bonificata, diciamo, che è passata oramai, ma che si dovesse giocare per sperare di arrivare alla fine al sesto, settimo posto, oggi vuol dire vabbè, accontentiamoci, ma è un fallimento sì, ma tecnico. È da vedere se è il settimo posto. Quello che dice mister Vabruni è fondamentale, cioè che c'è tutto un girone di ritorno da giocare. C'è un girone di ritorno intero da giocare, di punti ci sono tanti. 57. Sono per cui veramente, pensare di tirare Remi in barca adesso è veramente folle, cioè non ha senso. Però bisogna essere anche realisti, perché l'Empoli partito per stravincere come una il campionato squadra di che poteva vincere, oggi si trova a un punto, anzi se la Cremonese batte un'altra squadra che adesso non mi ricordo, è nei play-out. Sì, sì.
È pronta per lottare per i play-out l'Empoli? Aggiungo che l'Empoli ha anche cambiato l'allenatore, peggiorando la situazione. Ci sono molti giocatori, tra cui Dezzi, molto scontenti. Ma chi ha fatto 1.050 abbonamenti e hanno riempito lo stadio a 3.600 persone, sentendosi dire che c'è un ridimensionamento, allo stadio non ci va più nessuno. Però tu stai enfatizzando quella che è un'idea della società, cioè l'idea della società è di fare qualche plusvalenza. Sì, però okay? Il pubblico... Non è detto che tu nel fare plusvalenza stai ridimensionando il tuo programma, non è detto, magari va meglio. Sì, però se io... Forse è una, fra virgolette, bocciatura indiretta per il mister, che ha creduto in un gruppo di giocatori fino ad oggi con risultati non soddisfacenti. Ma è una bocciatura anche per i tifosi. I tifosi, se hanno riempito lo stadio a 3.600 persone, è solo esclusivamente perché pensavano di ottenere dei risultati. Oggi come oggi, io dico che do, perché i giocatori, gioca Santoro, all'inizio, gioca Viero, gioca all'inizio Minelli, quando io gioca il tifoso oggi non è più ignorante. Il tifoso, il momento in cui la campagna acquisti di agosto, di luglio, agosto, gli si è stato detto Arrigoni, il tifoso va subito a vedere Arrigoni, ha vinto due campionati, sì, sì. Quell'altro ha vinto cinque campionati, quell'altro, beh, quindi abbiamo una bella squadra. Oggi come oggi vuol dire che noi abbiamo sbagliato tutto e perdiamo, la dirigenza perde di credibilità nel futuro, perde di credibilità, ve lo dico io, perché oggi il tifoso vi ha creduto, non vi ha mai contestato. Mai. Non c'è stata mai una contestazione. Anzi, chi ha provato a dire qualcosa a Tedino è stato frustato, fra domani virgolette, credo spiegato pubblicamente. Domani, nell'intervista che fa il Presidente, il prossimo anno, dico allora quest'anno io cercherò di ripuntare, cioè, ma no, le solite cavolate che dici. Quindi perdi di credibilità. Perdi di credibilità. Allora, io sto per andare in pubblicità, voglio dare due o tre note. Il nostro amico Minguzzi, il 2 gennaio firmerà per il Rieti. È una scommessa riuscire a salvare Rieti, però noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. E Marcheggiani, del quale abbiamo parlato spesso, come no, a noi ci piace, fa gol, li ha fatti in D, li fa in C, è vicinissimo alla San Benedettese. Ah. Hai capito? Quindi va da Montero. Andrebbe da Montero. Zanchi, prossimo, vicino a Teramo, se lo contendono Monopoli e Potenza. Forse anche la Ternana. E anche un po' la Ternana, ma Monopoli e Potenza sono le due sorprese di questo campionato. Sì. E poi, vabbè, c'è il Bisceglie che il Presidente continua a ribadire, io a fine campionato lascio, la squadra la lascio senza debiti, onorerò i miei impegni, però venite che ve la regalo, perché io qua vado via. Non è l'unico club in difficoltà, lo è il Catania, okay, lo è il Rieti, cioè, la situazione bella non è. Andiamo in pubblicità noi per il primo impegno commerciale della serata e ci ritroveremo fra due minuti in studio. Play. Stop. Play. Stop. Non ci credi, vero? Fiesta, tutto di serie, anche quello che non ti aspetti. Anticipo zero, 195 euro al mese, anche GPL, consegna in 48 ore. Il progetto integrato di mappature e telecontrollo sarà sviluppato sfruttando le conoscenze e le competenze professionali già presenti in azienda, avvalendoci dei migliori software di settore a livello internazionale. Il progetto è finalizzato all'ottimizzazione delle reti e degli impianti dell'intero sistema, acquedotto, fognatura e depurazione. Gli obiettivi principali di tale progetto sono l'efficientamento idraulico, ad esempio basti pensare con ricadute importanti
per la riduzione delle perdite sulle reti, all'efficientamento gestionali con ricadute importanti sulle manutenzioni e sulle programmazioni future. Ed infine, non meno importante, all'efficientamento energetico con importanti ricadute dal punto di vista economico ed ambientale. Oggi siamo un'azienda proiettata al futuro e la consulenza è la nostra forza. Siamo un modello di impresa che non è solo business, ma è fatto di persone e di valori. Quelli non cambiano e rimangono un punto fermo per noi e per i nostri clienti. Tifosi che il 30 dicembre ci seguono, scrivono e poi più tardi avranno il loro spazio. Però io ad un certo punto, mentre oggi cercavo di mettere giù qualche riga per la scaletta, a quest'ora avevo scritto VC, che sarei io, e il mister con Renato Gregorini, perché qualcosa abbiamo detto, ma forse qualcos'altro da dire, soprattutto il mister, sul professor Gregorini, uomo di sport, di calcio. Anche, ce l'hai da dire, no? Anche per presentarci meglio personaggio. Un professionista che, diciamo, punta a stare con un gruppo di dilettanti come il Nepezzano, sta a dimostrare la semplicità in cui si immedesima sulle caratteristiche, diciamo, di uomini di sport, perché lui innanzitutto ha giocato con la Pergolettese in Serie D, quindi sa benissimo come ci si comporta nel settore dilettantistico. E poi è stato sempre, diciamo, nell'ombra come professionista, ma soprattutto con la sua semplicità, ne parlano tutti bene d'altra parte, quindi non sono io a descrivere l'uomo. E dico che effettivamente per le caratteristiche, parlo di sportive, ne aveva tante, qualche infortunio di troppo ogni tanto lo bloccava, però devo dire che, anche perché la professionalità, diciamo, la professione che esercitava gli impediva spesso di non allenarsi forse a pieno ritmo, però ha dimostrato sempre innanzitutto di seguire le direttive tecniche, quindi questo fa capire del discorso di saper fare gruppo, e lì sicuramente lo staff funzionava, perché eravamo un gruppo molto affiatato, tant'è vero che abbiamo girato un po' il mondo, siamo andati in America, a Creta, siamo andati in Marocco, in tutte le parti, in Francia, a Monte Carlo, eccetera. E c'è un episodio che giustamente Renato mi diceva bisogna raccontarlo. Raccontiamolo. Non parliamo solo di bene. Lo raccontiamo. Allora, dovevamo fare una semifinale per fare la finale a Monte Carlo contro una squadra belga. Senti, il mister, ascolta, avvocato. Io ascolto. Che era una squadra belga, una squadra molto forte, aveva un centrocampista forte, che io mi sia uomo. E annullai, tanto per gradire, e annullai completamente la fonte del gioco avversario. Lo fece, quindi, seguire anche negli spogliatoi. Quindi viene limitato il discorso della supremazia dell'avversario. La qualità io l'ho bloccata. Però che cosa successe? Che il mio libero, sfortunatamente, a 10 minuti dalla fine, questo è bello da raccontare, in un rinvio della squadra avversaria buca questa palla, l'attaccante belga va solo davanti al portiere, si invola da solo, e io, siccome durante l'allenamento seguivo gli allenamenti col fischietto, mi venne spontaneo di prendere il fischietto. Non è sportivo questo. No, assolutamente. E questo... Tu hai fischiato? Io ho fischiato. Hai interrotto il gioco. Il centravanti si è girato
E ha mandato all'altro paese l'arbitro. Prendendosi magari anche l'ammonizione. No, no, è andato all'altro paese. E giustamente l'arbitro si è rivolto verso di me, perché io la partita la seguivo dall'altra parte della tribuna da per solo. Cercare da solo. Da solo per guidarla meglio la squadra, perché altrimenti chi stava vicino a me ti interrompeva, eccetera, la seguivo. Questo si ferma e praticamente non fa gol. Tutti quanti i giocatori verso di me, e ci sto, diciamo quelli della panchina, incominciarono a girare che mi volevano intostare un po'. Fortunatamente io ce ne avevo due medici abbastanza robusti, bloccarono la situazione, però la partita andava. Dopo, siccome c'era il regolamento del sorteggio, la partita finì 0-0. Ma non è stata persa a tavolino per una scorrettezza? No. Non ci sono prove. Lui è in tribuna. Non è stata raggiunta la prova che avessi fischiato... Monetina e hai pure vinto. No, monetina e dopo ci stava il dottor Battaglia che ritornò dal... il capitano, tornò dalla riunione per la monetina. Da 100 metri lo vidi e mi fece... Abbiamo perso. Però con un sorriso, che io convinto che avevamo vinto, perché me lo feci con un sorriso quel giorno. Però c'è stata una sorta di riequilibrio. Da quel giorno. Esatto. De Coubertin si sta rivoltando ancora nella tomba, però. Dovetti intervenire però, in questo modo. Cioè, diciamo una cosa, cioè, va bene De Coubertin, non c'entra niente con Valbruni, va bene tutto. Però questa è la tigna. Mi vidi perso, dice cioè, andiamo in finale. Chi sarebbe venuto in mente in quel momento? Guarda che poi la squadra belga vinse la finale. Ma poi c'è la premeditazione, perché lui il fischietto ce l'aveva, quindi sapeva, se l'era già portato. No, è proprio istintivo fu, diciamo, questo mi si segna, ma no, andiamo. Ci mancava 5-6 minuti, diciamo, no, perdiamo la finale, no? Allora io, questo si gira. Bello questo. Sì, beh, insomma, è da Guinness quasi dei primati, devo dire. Fra tutte le belle avventure che ha vissuto nel mondo dello sport, qual è quella che l'ha più di altre gratificata o le ha lasciato un segno, professore? Beh, diciamo, sono state diverse le gioie. Cioè, chi non fa sport, chi non gioca a pallone, chi non fa gol, non si rende conto qual è la gioia vera del momento, no? Per cui veramente sono state diverse. C'è stato un momento nella mia vita in cui veramente pensavo che potevo fare il calciatore, quando avevo 18 anni, e dovevo scrivermi a medicina e andai a provare con il San Lazzaro di Savera, che giocava in Serie C, e sono stato un mese lì con loro a fare la preparazione. Poi dopo non mi trovai bene dal punto di vista proprio ambientale e tornai ad Ancona, poi feci medicina ad Ancona e lì finì la mia carriera di calciatore. Fra l'altro mi sono dovuto operare di menisco a quell'età lì già la prima volta, per cui praticamente effettivamente e poi iniziai a giocare da dilettante nel mio paese. Io ho giocato finché non sono venuto a Teramo. Poi a Teramo ho giocato solo con la squadra dei medici, perché chiaramente la professione ha preso molto della mia vita, insomma, certo. ha preso veramente tanto. E quindi per me era una grossa gratificazione giocare con la squadra dei medici, dove c'erano colleghi che come primo mestiere facevano i calciatori e come secondo facevano i medici. Detto da lei, ci credo. Io, come primo mestiere facevo il medico, poi andavo a giocare a pallone anche con loro, tant'è che veramente... I posti, diciamo, molto lontani dove sono andati loro a giocare, tipo in Africa, in America, in Canada, io non ci sono andato perché chiaramente... Per motivi di lavoro, chiaramente. Anche questo era quindi un grande limite. Ho dato molto di più come medico che come calciatore anche al mister, insomma, ecco. Però qualche volta... Teramo San Malò in motocicletta. Però ci siamo anche beccati col mister qualche volta. Teramo San Malò in motocicletta. Mi spieghi. Scusami, beccato, c'era un'ultima dichiarazione del professore. C'è una dichiarazione che contesta il mister. Sì, perché ovviamente il mister mi risparmiava spesso.
siccome si giocava tutti i giorni, e allora qualche volta mi teneva in panchina un pochino più di quello che io ero contento. E io ovviamente non ero contento di stare in panchina, come tutti i calciatori del sicuro resto, no? Per cui si discuteva un pochino qualche volta sulle scelte. E in una di queste volte successe che lei, entrando in campo, dopo un minuto, sì, e mezzo si fece quella cacciare. È stata veramente bella. Eravamo, un minuto per raccontarla, eravamo in Francia, l'arbitro ci aveva penalizzato in modo forte, ci aveva dato un rigore contro, nonostante questo stavamo 1-1, ma ci avevano messo un pochino sotto. Siccome si giocava tutti i giorni, io ero in panchina, mancava un quarto d'ora alla fine, la partita era veramente, l'arbitro ci fischiava sempre contro. E allora Tonino, il mister, mi dice: senti, no, entra, mettiti in mezzo al campo, mi raccomando, fammi girare un po' la squadra che ci hanno messo sotto. Io entro in campo, il tempo di entrare, ovviamente mi ha responsabilizzato troppo, il tempo di entrare, subire un fallo a centrocampo, e il loro giocatore mi ha messo un piede sopra lo stomaco e non mi ha fatto rimettermi in piedi di corsa. Vabbè, c'era la provocazione. Gli sposto il piede, gli sposto la gamba, mi metto in piedi, gli do una testata. Giusto. Un minuto e mezzo. Diciamo alla Zinedine Zidane. Sì. Fischio, capi. Fuori. Tonino, no, non mi dovevi fare questo. Insomma, abbiamo perso la partita 2-1. Sì. Uno pari, 2-1. Ma poi ti ricordi, negli spogliatoi una confusione, un disastro. Il giorno dopo sui giornali, les Italiens. Era già successo il fattaccio di Zidane su Materazzi? No. Credo che prima sia stata una musa ispiratrice. È stato l'ispiratore per Zidane. Zidane. Esatto. Noi abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Ci contavo tanto. Sì. Che gli davano aggiustate. Però ovviamente fa parte della vita. Allora, ascoltiamo un po' i tifosi. Sì. Vediamo un po' cosa hanno da dirci. Una decina di messaggi, direi, Gilberto. Grazie. Appena possibile, allora, vediamo il 30 Arcadia. Di dicembre. Arcadia non mancherà mai, eccolo. Ecco Arcadia. Quando si comprano giocatori ricercati un po' da tutti, come Arrigoni, Mungo, Martignago, il tifoso sogna. È quello che ho detto io. È inevitabile. Se poi non vanno come devono, il tifoso spera che il tecnico riesca tatticamente, o anche semplicemente con le parole, a raddrizzare la loro stagione poco felice, che lui classifica essere infausta. Se il tecnico non riesce nell'intento, il tifoso che fa? Spera che abbia gli attributi per accantonare i mostri sacri e porti alla ribalta giovani alternative che in rosa ci sono, tipo Viero, Santoro e Minelli. Ancora? Pagina 2. Almeno. Male che va, magari verificheremo qualche talento. Invece nulla, di tutto ciò non è stato fatto niente. I grandi continuano a non rendere, Tedino continua ad insistere con loro senza riuscire a cacciare il meglio dalla loro sapienza calcistica e i bravi giovani continuano a non giocare. Ma veramente ancora ci sono dubbi su quello che andrebbe fatto? Scrive Arcadia. Cioè, dubbi non ve ne sarebbero se questa è la situazione. Questa, ripeto, è. Nel calcio, insomma, sono stati esonerati allenatori importantissimi. Io credo Ancelotti, credo che Ancelotti è stato esonerato dopo un 4-0, sì, con qualificazione da prima nella Champions. Ma io credo che non sarebbe necessario esonerarlo. Io credo che la ricetta è semplice, quella però dettata... Arcadia sì. Però sai che Arcadia succede? Dice non ci sono rimedi alla, sì, situazione. Però sai che succede? Che secondo il mio punto di vista ci stava questo breve, anzi breve, lungo periodo, perché non abbiamo giocato nemmeno l'ultima partita. Quindi c'è una riunione societaria nella quale il presidente espone e il tecnico espone le sue necessità. Non c'è stato ancora l'incontro con te? No, di fine campionato di solito lo staff, come diceva Renato, si riunisce, dice come mai questa squadra mister non riesce a decollare. Cioè tu dici prima della sosta? Prima delle feste? Prima delle feste. Okay. Dopo la partita col Catania. Ecco, come mai questa squadra non riesce a decollare? Abbiamo fatto tanti investimenti, eccetera, la tifoseria ci spera che si migliori, eccetera. Che cosa ne pensi tu? Che cosa ti manca? Dice guarda, io mi va bene tutto, allora mi dispiace, i risultati non vengono, noi non siamo soddisfatti. Che cosa ti manca? Mi manca un centravanti di area di rigore,
Allora, ecco senza il nome. Dire che ce l'avevamo e l'abbiamo dato. Vabbè, perché... ecco il nome. Mi manca un terzino in alternativa al... che ce l'avevamo e non l'abbiamo preso. E mi manca un mediano di interdizione. Che ce l'avevamo pure e l'abbiamo regalato alla fermata. Cioè, mi può dire... rendere di più. Il momento in cui la società lo riesce ad accontentare, dopo due, tre partite, non riesce nemmeno, allora sì che si possono lanciare i giovani, tanto più che siamo però, a 30 punti, ormai però, Torino, la salvezza io, è acquisita. Però devo dirti che... per quanto di nostra, di mia conoscenza, un incontro vero e proprio di questo tenore prima delle feste non c'è stato. Lì è sbagliato. Lì che si siano sentiti telefonicamente è facile. Sì, c'è inesperienza. Ma lì ci fu lo sciogliete no, ma questo righe. Denota anche quella mancanza di quello scollamento tra le varie componenti. Torniamo al discorso. Torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Io, non di c'è uno empatia, staff... non c'è empatia. Io mi è successo una volta che l'obiettivo era la società mi aveva dato un obiettivo. Che il presidente Casaulo mi aveva dato un obiettivo a Tortoreto, mi aveva detto io non posso comprare nessuno, non abbiamo soldi, per cui questa è la squadra di eccellenza che la deve giocare il campionato di Serie D. Io ho accettato, logicamente i risultati non venivano, il presidente ha riunito, i dirigenti contestavano perché i risultati non venivano, mandiamo via l'allenatore, eccetera. Il presidente, che era una persona con le cosiddette attributi, ha fatto la riunione, ha detto mi dispiace, questo rimane fino alla fine, perché io gli ho dato la parola che questa era la squadra, eccetera, eccetera. Ci si è ricombattata la squadra e ci siamo salvati. Il girone di ritorno, abbiamo fatto un girone di ritorno strepitoso. Per cui io penso che certe 57 volte, punti. Cioè tu dici, certe volte basta poco. Ma se la regina che ha speso qualcosa più di noi, non lo so. 20 punti di 49 ne ha fatti, perché noi non ne possiamo fare 48? Perché non esiste un solo presupposto a oggi che possa farti pensare a questo. Poi magari... Sì, ma la stiamo distruggendo. L'imponderabile, no? La stiamo distruggendo. Però a oggi, Torino, sono state giocate 18-19 partite, 19 partite. Sì, se ma... io ti dovessi dire che c'è una partita nella quale mi hanno entusiasmato, mai, neanche quando hanno vinto. Ma io perciò neanche quando hanno vinto col Bisceglie, quando hanno vinto con la Cavese, quando hanno vinto con la Casertana. Perciò glielo voglio far correggere al tecnico per il tipo di gioco che lui preferisce. Però, bene... dovrà fare lui una missione, fra virgolette, di errore, di responsabilità. Ma poi voglio dire la capacità... tornare indietro su dichiarazioni che sono passate però alla storia di questa città. Scusa, no? se una squadra... devo giocare con un bomber di 15 gol, preferisco tre giocatori da 5. Scusa, Tonino, ma a Coverciano non vi hanno insegnato oggi andiamo a prendere il bomber ad adottare diversi moduli? Ma non solo, ma poi se sono squadre... Non è una biura, è l'adozione di un altro modulo. Ma ci sono squadre che attualmente... Le squadre prime in classifica dove ci sono società secondo me di buon livello che ragionano prima di decidere tornano di nuovo sulla campagna acquisti, l'Inter con Vidal, la Juventus che vuol prendere questo, eppure stanno prima in classifica. Come, vuol dire che effettivamente sanno che a lungo andare alcuni punti interessano determinati giocatori. Vediamo un po' di leggere, prego. No, mi dica. No, dico che ci sono dei tecnici che sono molto legati al loro modulo, anche Tedino è uno di questi. Anche tecnici molto importanti, vedi Conte sì. Praticamente ci sono, 3-5-2. Ci sono dei giocatori che con Conte non possono giocare, ha dato via Perisic che è un fuoriclasse e non può giocare con Conte. Quindi insomma le squadre, i tecnici se le fanno in base ai loro moduli, se sono fissi, se sono diciamo molto, molto legati a un modulo. Rigidi. Quindi pensare di cambiarli in corsa è così tedino. È complicato. Però va bene pure, ma devi fare i risultati. Ah beh, ovvio. Perché se Conte poi non fai i risultati. Conte fa i risultati. Però Valder, adesso che succede? Cambi tecnico con... cambiando tecnico. Io mi auguro... La tecnica che arriva non ha giocatori per il tipo di modulo che vorrebbe lui. Bravo. Sì, no, ma infatti probabilmente sarebbe un errore cambiare.
è più giusto trovare però un'alchimia diversa. E in questa alchimia diversa Tedino deve dare. Sì, ma stanno nel senso che deve cedere qualcosa. Ma se gli stessi. Io guarda, ha detto una cosa bellissima. Renato, belli, stupendo lo staff, ma se quelli che stanno dentro lo staff stanno contestando Tedino, quindi non c'è l'alchimia di cui parlava l'avvocato Malatesta. Andiamo con 5 o 6 messaggi se riusciamo a leggerli. Buonasera, da Paolo J. Una domanda al mister: cosa c'è di concreto per Rocco Costantino? Semplici contatti o qualcosa in più? Ma io dopo che Costantino l'ho portato alle stelle, mi dispiace, non faccio più commenti. E quindi non l'hai sentito? No, non l'ho sentito più e mi ha deluso perché ho fatto brutte figure, perché per lui era la fortuna sua, perché le società cambiano, oggi c'è però ricchezza. Però c'era la bonifica, eh? Sarebbe stato bonificato anche lui. Salavato Infantino, levavano pure Costantino, fidati. Va bene. E se no la bonifica. Bene. Però posso dire che è il giocatore ideale per Magnacchi. Sì. Questo lo posso dire. Sì, questo sì. Ancora, buonasera, auguri, grazie Cristian. Costantino, come lo vedreste in questo Teramo? Per Valbruni sarebbe il giocatore ideale da mettere a fianco a Magnaghi. Due giocatori sono ideali, a parte Costantino, ma uno che si può prendere adesso, ecco lì le capacità dopo del Caturano. Dell'Entella, non sta giocando ed è fortissimo perché 2 anni fa ha fatto 20 gol a Lecce. Stiamo parlando del Lungagnone che cominciò a giocare ad Ascoli. Ad Ascoli col Melfi fece 19 gol. Lungagnone. L'ha preso l'Entella, quest'anno non rientra nel... Con gli Ozzi ti sei rassegnato? Non lo prendono. Piacenza e Alessandria. Vuol dire che sono nomi allora che sono importanti. Certo che lo è. Ancora un messaggio. Andiamo con il prossimo. Buonasera a tutti, Silvano, buonasera a te. Solitamente reputo stupida la classica frase: auguro che l'anno che sta arrivando sia migliore di quello che ci lascia. Lo auspico però solo sportivamente al nostro Teramo, perché peggio sarebbe fallimentare. Contestualmente auguro a noi tutti, nonché a 360 gradi, un meraviglioso 2020. Grazie Silvano, tifoso del Teramo che ci segue da San Benedetto del Tronto. Lo salutiamo caramente anche noi. Ancora un messaggio, il prossimo. Alex, due sono le cose. O queste feste mi stanno ammazzando e sto iniziando ad avere le allucinazioni, ci sono due Valbruni in due emittenti TV locali. No. Buon anno a tutti, sempre forza Teramo Alex. No, volevo dire che il Valbruni è uno solo. L'altra emittente che sta mettendo la storia del calcio teramano è una replica e logicamente se mi hai visto in due volte vuol dire che effettivamente siamo in diretta noi, ecco, cioè da questa angolazione posso garantirvelo, siamo in diretta noi. Sono le 22 in questo momento, 22.02. Ancora un messaggio, il prossimo. Tedino, non esonero, dimissioni, Ciccillo e Blasevic. Senti Cicci, in Italia. Ciccillo. In Italia la parola dimissioni non va di moda. A me piacciono le persone che abbiano questa forza, no? Perché comunque è una forza quella di dire: mi assumo le mie responsabilità, non condivido le tue linee, mi dimetto. Poi magari saranno in pochi a farlo, non è detto che Tedino non lo voglia fare o non lo farà, per l'amore del cielo. Però sono stati tutti abili a scaricare sul tecnico, Guarda caso. Guarda, io ricorderò fino alla fine che sono convinto che siamo di fronte ad un bravo allenatore e che questo tuo dire sono stati bravi a scaricare forse sarà pure un po' vero, però è ancora più vero il fatto che Tedino a Teramo ha avuto quasi carta bianca. Ora si dirà: ma il direttore può non avallare, può non condividere, va bene, però ha condiviso. Allora nel momento in cui ha condiviso dando quasi carta bianca all'allenatore,
Io credo che se le cose non dovessero andare bene neanche nel girone di ritorno, forse il primo responsabile sia lui e l'ultimo il presidente. Su questo non ho dubbi, lo abbiamo sempre detto, lo voglio ribadire. Se va bene il girone di ritorno, tutti quanti diranno bravo Tedino. Sì, e noi ce lo auguriamo. L'abbiamo preso noi. Ma noi ce lo auguriamo, sappiamo però tutti c'è da come dire funziona, no? Che a noi non piacciono le persone che parlano dopo. Certo. Noi parliamo prima o comunque contestualmente e stiamo contestualizzando una situazione al 30 dicembre 2019. Se poi volessimo un po' anche incensarci, potremmo anche dire che siamo stati gli unici, prendendoci un mare di pernacchie l'estate scorsa, a porci qualche interrogativo. Purtroppo devo dire che quel qualche interrogativo ha trovato dei punti esclamativi importanti e non ne siamo felici. Però il calcio è anche un po' così, cioè uno deve andare anche oltre l'ostacolo, e oltre l'ostacolo dobbiamo essere onesti nell'ammettere che Tedino, credo, insieme forse a Toscano, a Reggio Calabria, ma anche un po' meno Toscano, sia l'allenatore che più di altri allenatori ha avuto il gran privilegio, e può essere anche questo un motivo per il quale ha accettato Teramo, di dire alla squadra la faccio io. Questo è un fatto, ragazzi, se le cose poi non vanno bene, difficile dare la colpa ad altri, eh? Difficile, non dico, però è difficile. Due messaggi e andiamo in pubblicità, ancora due. A cosa servono, Alfredo Napolitano, un caro saluto, a cosa servono due direttori di cui uno non conosce la categoria, se poi la squadra la fa l'allenatore? Non scherziamo. La massima, credo sia massima, Tedino aveva una la lista. Massaia. La Massaia, sì, la Massaia, bravo. La Massaia, fra virgolette, Tedino, aveva una lista della spesa con i nomi di 1, 2, 3, 4 livello. Aveva chiesto il prosciutto, hanno riportato la mortadella. Questa è un'altra probabile verità. Se poi è così, solo un esempio: con Arrigoni aveva chiesto Pasa, ora a Pordenone, a centrocampo. Il pensionato, non so chi sia, gli ha portato l'ASIC. Cosenza, Iotti, Arrighini, il pensionato aveva pensato a Calaiò. Mi fermo, auguri Alfredo Napolitani. Queste sono le verità di un tifoso del Teramo Calcio. Che io, con il quale io concordo pienamente. L'anomalia dei due direttori è un unicum nel panorama di 60 squadre, sì, in Serie C. Sì. Cioè, e da quell'anomalia a cascata ci sono tutta una serie di problemi. Questo è un'anomalia. È un'anomalia. Sì. Poi, per carità di Dio, è un'azienda creativa che crea un'anomalia, però è un'anomalia. Però quell'anomalia, e poi andiamo in pubblicità, poi andiamo in pubblicità, un'aritmia. Quell'aritmia, sai da cosa nasce? Nasce dal fatto che Andrea Iaconi di un supporto aveva bisogno. Aveva bisogno, allora non parlo di allora un supporto tecnico, Andrea Iaconi, anche di un supporto, questo è un altro discorso ancora, però aveva bisogno di un supporto, ecco, chiamiamolo così, di un supporto al suo lavoro, va bene? Lui c'era, è stato salvato dalla bonifica, anche perché contrattualizzato, mm-hmm, e ci siamo ritrovati due direttori. Io, quello che scrive Alfredo, non conosco i contenuti di quei nomi, però lui ha avuto il privilegio di poter parlare con Tedino, cosa che a noi è negata. E magari queste cose saranno uscite, non lo so. Noi abbiamo in fondo al letto, abbiamo la foto di Tedino, ogni sera ci parliamo. Però se lui fa dei nomi, perché poi può anche essere vero questo, cioè io voglio nella mia trasmissione Andrea e Tonino Valbruni, il mio editore non mi propone né l'uno né l'altro, ma mi propone due seconde scelte, però delle due l'una: o non accetto, o se accetti, e vado via, o se accetto devo essere convinto di far bene, perché se poi faccio male sono sempre io il responsabile, insomma. È certo, un po' così. Certo. Dico bene, professore? Sì, certo. È così. Pubblicità. Grazie. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, queste proposte per il sociale della nostra azienda? Proporrei il salvataggio delle balene nell'Artico. E se invece investissimo nel ripulire gli oceani dalla plastica? Qualcosa di più sostenibile. Incentiviamo l'uso delle biciclette. Ma lo stanno già facendo. Ci sarebbe la questione della foresta amazzonica. Strutture per anziani. Allora per disabili? No. Riqualificazione del parco cittadino. E se andassimo tutti a donare il sangue? Doniamo il sangue, fa bene all'intera società. L'ASL di Teramo vi ricorda che donare il sangue fa bene a chi riceve e a chi dona. Doniamo sempre, possiamo farlo giornalmente nei 4 ospedali, grazie anche alla collaborazione delle associazioni. Per te che sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall'alto. Active, il crossover Ford è anche Focus. Assetto rialzato e 5 modalità di guida selezionabili per adattarsi a ogni terreno. Anticipo 0, 295 euro al mese e fino a 6.000 euro di eco-incentivi. La domanda dietro le quinte del professor Gregorini, rivolta a noi, era: ma i primi attori cosa dicono? E Valbruni ricordava che più di un giocatore ha ammesso che insomma questa squadra rende meno di quello che avrebbe dovuto. Costa Ferrero lo ha dichiarato, sì, insomma, giocatori anche piuttosto rappresentativi. Il limite non è tanto quello, professore, il limite per me è tale, io non so come la vede lei, è che questi ragazzi, perché ragazzi sono,
non ci conoscono, non noi, non conoscono Teramo, non conoscono la teramanità, non conoscono i teramani veraci, non conoscono quelli che saprebbero applaudirli anche dopo una sconfitta, magari conoscendoli meglio. Ecco, siccome abbiamo parlato all'inizio proprio con lei di questa unione, no, complessiva che non c'è, anche questo forse può essere un elemento di rendimento che incide. Beh, io credo che questo sia una delle ragioni, forse anche la più importante, perché se il progetto non viene abbracciato, non viene condiviso, non si suda per il progetto in modo molto forte, se non si pensa che la città come Teramo, no? Dove praticamente certi valori vengono enfatizzati in maniera molto forte, praticamente è chiaro che si perde qualcosa, cioè si perde qualcosa che è quello che si ha quando tu giochi in uno stadio piccolo, cioè quell'uomo in più che c'hai quando praticamente sono tutti, quando tutti tirano verso una stessa direzione in modo forte, insomma proprio con il cuore. Esatto. Non soltanto con il fatto di essere tecnicamente validi, c'è qualcosa che va al di là della tecnica, insomma. Bravo. Quando si fa lo sport. È quello che io, insomma, qualche volta ho provato a spiegare e a dire, insomma, anche lì diverse le chiavi di lettura, ma noi qui, insomma, almeno noi la pensiamo tutti allo stesso modo, qualcuno magari lo penserà pure e non lo dice, perché poi c'è anche questo, c'è chi dice e chi non dice, quindi siccome noi diciamo sempre, nel dire le cose che secondo noi sono giuste o sbagliate, ci accattiviamo molte antipatie, però insomma siamo fatti un po' così. Ci sono altri messaggi che sono stati acquisiti, non continuate a scrivere perché fra un quarto d'ora al massimo chiudiamo. È molto difficile fare mercato a gennaio, chi sta facendo bene viene blindato dalle società anche per evitare sommosse popolari, pensate ad esempio se al Notaresco adesso gli cedessero Sansovini, o se nel 2015 in gennaio il Teramo avesse ceduto Donnarumma e la Padula. Quindi bisogna essere bravi a cercare e trovare elementi che magari hanno giocato poco ma sui quali si può puntare. Mi viene in mente l'ASIC. E ancora, se qualcuno lo chiedesse per poi recuperarlo e rilanciarlo, beh, farebbe un affare, visto che è un signor giocatore. Ma siamo sicuri che sia una buona idea attingere dal Catania, visto che insieme a noi è una delle grandi delusioni del torneo? Che facciamo? Togliamo gente che ha deluso per prendere gente che ha deluso a Catania? Ma non vi sembra una grande volpata? Sì, Arcadia, è vero quello che dici. Sarei molto più cauto invece sul fatto che emergano nominativi di giocatori del Catania a Teramo. Perlomeno i nomi che sono circolati tra gli organi di informazione sono tutti giocatori copia, tatticamente copia, sì, dai giocatori che abbiamo già, perché il Barisic, sì, certo, è uno che ha fatto gol una sola volta nella sua carriera, no, 6 anni fa, mentre Martignago l'ha fatto una sola volta lo scorso. Cutolo non è un bomber, dall'olio ce lo potrebbero dare, potrebbe essere utile. Per migliorare la classifica bastano 3 giocatori, Pinto e Dall'Olio, che il Catania vuole dare, sì, e Caturano. Basta. Quest'anno è Caturano, l'anno scorso era Costantino. No, però gli Ozzi, vede che se l'è presa il Monza. Il Monza se l'è preso e lo dà. Lo dà all'Alessandria e al Piacenza, che sanno quello che vale. Poi Valder, scusa. Noi fra gli Ozzi e Cianci abbiamo preso Cianci. Dopo i messaggi, se posso chiedere una cosa, 5 minuti, se ci può dare il professor Gregorini una illustrata per quanto riguarda la prevenzione dei giovani. Assolutamente, 5 scherzi. Certo. Sì. Io non lo coinvolgo per rispetto che porto al professionista e alla persona, perché mi sarebbe anche piaciuto sapere se gli infortuni che durano anni qui dalle nostre parti sono cose normali. Sentirsi dire che qualcuno va a curarsi a Cesena, cioè, mi sembra una cosa un po'... Comunque, vabbè, lasciamo perdere perché apriremo una polemica all'ennesima che magari non è il caso di aprire. E invece portiamo a termine i messaggi acquisiti, poi 5 minuti Valbruni e il professor Gregorini. Buonasera, ditemi un solo motivo per cui Tedino e Iaconi meriterebbero la fiducia della società. Hanno preso
giocatori stranoti e straforti per fortuna e hanno toppato tutte le scommesse o non ci hanno creduto. Ma lodando ogni arrivo come la manna, fossi nel presidente sarei adirato altro che fiducia. Un conto è non dover vincere per forza, un conto è vincere sperando nella vena di Mungo Bombaggi e Costa Ferreira. Guardi, io che Iachini non sia incavolato non ci metterei la mano sul fuoco, che poi sia molto cauto nell'intervenire drasticamente è un fatto, ma non pensate che Iachini sia contento, perché insomma nessuno può esserlo. Iachini, anzi, credo che gli girino più di quanto girano a noi tifosi per il rendimento della sua squadra con quegli investimenti fatti almeno nel girone di andata. Ancora messaggi. Buonasera a tutti, lo sceriffo. Per me quest'anno va già bene essere ripartito e non dover lottare per la salvezza. Poi capisco i tifosi, ma voi del mestiere veramente vi aspettavate di lottare per i primi posti? Dobbiamo lavorare per il futuro, scrive lo sceriffo. Io rispondo per me e ti dico sì, io mi aspettavo di lottare per i primissimi posti, fra i primi tre o quattro del girone, io sì. Non lo so voi. Sì, ma poi lo sceriffo è contento di come si sta lavorando per il futuro? Lo sceriffo è contento. No, di come si dovrebbe lavorare per il futuro. Lui dice dobbiamo lavorare per il futuro. Come? Si dovrebbe mettendo in panchina tutti quanti i big e mettendo in campo i giovani. Non lo so. Vabbè, d'altra parte un tifoso che sa che 6-7 giocatori... Però ci ha fatto una domanda. Io dicevo, tu ti aspettavi un Teramo da primissimi posti? Quello che sto dicendo. Il momento in cui prendiamo 6 giocatori che hanno vinto il campionato di questa categoria, me l'aspetto. Esatto, quindi noi sì, noi sceriffo ce l'aspettavamo, insomma. Ancora... E Gilberto sarà così gentile da dirmi quant'è l'ultimo che andrò a leggere. Questo l'abbiamo visto. Adesso, ma perché la nostra squadra è l'unica che non si sta allenando? Tutti in vacanza, fuori i nostri giocatori, tra Parigi e Dubai, mentre le altre squadre si stanno allenando. Non è proprio così. I nostri guadagnano molto, quindi possono andare a Parigi e Dubai. Non è proprio così, perché ci sono delle regole, non da quest'anno, già da qualche tempo, che sono risultati conseguiti dall'Associazione Italiana Calciatori, la pausa è una pausa tale per tutti, quindi non è vero che taluni si allenano e altri stanno a Dubai. E la Bimo si ferma 24 giorni. Non è così. Ancora, allora, il minimo Roberto Nepa, che saluto anche per le sue critiche educate che più volte mi pone, il minimo che la società potesse fare nei confronti di Tedino è quello di commissariarlo per il girone di ritorno, maggiore condivisione con i direttori di ogni scelta tecnico-tattica e qualche presenza in più di chi può creare plusvalenze, Viero Santoro Minelli. Poi al playoff inizierà un nuovo campionato. Buon anno a tutti, Roberto Nepa, grazie Roberto, buon anno anche a te. Credo che siano questi gli indirizzi, però. Condivido, Walter, soprattutto è importantissimo che non venga lasciata la scelta di cambio di modulo tattico all'allenatore. Deve essere tutorato, cioè devono essere i direttori, non certo il presidente perché non capisce di calcio, che a un certo punto dicono a Tedino devi fare questo modulo, devi adottare questi accorgimenti, se lasci la scelta a un integralista come... Difficile, Sì, ma ho capito. Con Tedino è difficile. Benissimo. No, ma E ho capito. L'allenatore deve lui è responsabile. D'altra parte vengono esonerati. O ci sono i risultati o ce ne sono. L'avvocato Andrea Malatesta, se avesse potere contrattuale in una discussione di questo tipo, chiamerebbe Tedino e gli direbbe... Tedino, per cortesia, cambia modulo e lui ti dice non cambio modulo. Non in maniera così brutale, però voglio dire da avvocato, glielo visto che non ci sono da i risultati, avvocato, non no? penseresti di cambiare modulo, e lui ti direbbe avvocato, lei faccia l'avvocato perché io faccio l'allenatore. Perfetto, allora io faccio il presidente e ti esono. Esatto, questo è la morale. Però sai che cosa vuol dire? Perché tante volte se io compro la macchina e in un certo momento incomincio a guidare, c'è la polizia, mi ferma e mi dice guarda multa, io a un certo momento metto la viva voce, compro la viva voce e la metto nella macchina per non prendere le multe. Bravo. E così è lui a un certo momento deve dire mi servono 2 o 3 giocatori, se lui dice questo mi va bene,
Mi dispiace, ti esonero, perché 25 punti... Ma... Ecco, questo è il discorso. Allora, ancora due messaggi da leggere, credo, eh? Allora, ma lo sapete a che modo lo faceva Tedino a Palermo? Anche a Gaetano Lombardino, durante una conferenza stampa, Tedino ha manifestato la sua intenzione di giocare con tre centrali, ma che non aveva gli uomini per farlo, visto l'infortunio di Soprano. Adesso Soprano scrive, c'è. Paolo. Adesso è Soprano vero, c'è. Io l'ho seguita quell'intervista. Ha detto, io il 3-5-2 non lo posso adottare perché tra l'altro mi manca un giocatore come Soprano. Soprano c'è. E quindi noi abbiamo tre centrali con Soprano, Cristina e Piacentini. E uno di riserva che è Iotti. E un quarto che è Iotti. Vedremo. Il calcio sì, sta per riprendere. Cioè... Ma vedrai che avremo più copertura difensiva, più offensiva con i due esterni che si possono spingere. E tante cose in più. Centrocampo. Allora, l'ultimo messaggio della serata, perché ci sono 5 minuti importanti da seguire. Rimango convinto che al di là dei movimenti di mercato che si faranno, il problema sia Tedino. Non ho nulla contro di lui, anzi, mi è pure molto simpatico e lo reputo anche bravo, solo che nello sport in generale i numeri sono implacabili e i numeri dicono che il mister non sta andando bene. Quando una squadra non va perché è scarso il materiale umano a disposizione è una cosa, ma nel caso nostro mi sembra che la rosa messa a disposizione sia di alto livello e oltretutto molte scelte sono state direttamente fatte dal mister. E ci siamo fin qua. Pertanto, chiudiamo il messaggio con la seconda pagina, quindi le grosse alternative non ne vedo se si vuole veramente provare a vincere. Se poi va bene anche vivacchiare sulla classifica attuale per poi riparlarne a giugno, allora in quel caso possiamo tenerci un tecnico in confusione ed una squadra anonima e senza personalità, scrive Arcadi. Era l'ultimo acquisito, vero? Bene, grazie. Insomma, il trend non è molto diverso dai contenuti, mi sembra, del nostro servizio proposto questa sera. Però adesso c'è un momento importante di Supergol. Il momento importante compete al mister e compete al professor Gregorini, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito, perché quando si parla di prevenzione e si parla di prevenzione nello sport, io mi metto sugli attenti e vi ascolto. Solo Renato può, è il campo suo, quindi gli lascio tutto quello che deve dire, perché sono pillole preziose. Professore. Io credo che il mister Valbruni si riferisca un pochino, cioè, non so se si riferisca alla prevenzione, diciamo così, cardiovascolare o alla prevenzione dell'infortunistica muscoloscheletrica. No, cardiovascolare. Perché, insomma, chiaramente qui parliamo di giocatori professionisti, e quindi nel professionismo questo discorso così della prevenzione cardiovascolare non esiste in sostanza, perché chi gioca a pallone a livello professionistico è generalmente un fisico sano, un fisico idoneo, un fisico che ha superato tutte le prove che hanno dato la sua idoneità. Chiaramente ogni tanto esce fuori che poi esce fuori un problema, ma voi dovete sapere che grosso modo la percentuale di morte improvvisa in un professionista è di circa l'1/3 per 100.000. Quindi sono veramente numeri molto 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 bassi. Quasi inesistenti. Cioè sono numeri praticamente... Veramente imprevedibile, quindi? Quindi diciamo in linea di massima con gli attuali controlli, che sono veramente, soprattutto per lo sport professionistico italiano, sono ad altissimo livello. Il rischio che possa accadere qualcosa di acuto in un professionista è veramente molto 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 basso. È molto più rischioso per esempio lo sport amatoriale. Lo sport amatoriale è di gran lunga più rischioso dello sport professionistico. Primo, perché non ci sono gli stessi controlli. Secondo, perché viene fatto sempre in età più adulta, quando le malattie cardiovascolari cominciano veramente ad affacciarsi, perché voi non lo sapete, ma la malattia aterosclerotica inizia veramente in età molto giovane. Cioè la placca ateromasica coronarica inizia dopo i 20 anni. L'hanno visto questo nei soldati americani che hanno combattuto nella guerra di Corea, che morivano per motivi bellici, venivano fatte autopsie e si trovavano nelle coronarie da delle placche. Queste placche poi vanno avanti piano piano negli anni, fino a diventare eventualmente un problema dopo i 40 anni. Quindi è chiaro che lo sport
non agonistico, ma lo sport amatoriale si estrinseca prevalentemente in quella fascia di età, quindi in quella fascia di età occorrono veramente dei controlli che devono essere molto più accurati rispetto a quelli che vengono fatti adesso. Per ciò che riguarda invece lo sport professionistico, veramente si può stare molto tranquilli, che i professionisti hanno dei controlli veramente molto molto forti. Sui giovani? Quanto scappa fuori poi il problema grosso, che so, penso ad Astori, insomma, no? Però se voi ci pensate, rispetto a quanti professionisti fanno sport la domenica, continuiamo ancora a parlare di Astori, che è una cosa che è successa 3 anni fa, più o meno 4 anni fa. E il caso Astori poi è un caso anche molto molto particolare e anche molto, diciamo, che farà molto discutere anche così a livello di risoluzione anche di tipo medico legale, perché poi Astori è morto nel sonno, cioè non è morto sotto sforzo, non è morto durante la gara, è morto nel sonno, e quindi è anche una cosa, diciamo, particolare nel particolare, certo, perché Morosini sul campo, quindi durante uno sforzo fisico maggiore e quindi uno stress che poteva innescare anche un episodio aritmico in un cuore, diciamo, non perfetto. Viceversa, Azzori è morto durante il sonno. Quindi è un caso particolare ancora, però ripeto, nel professionista che viene controllato in modo molto forte, il rischio di queste cose è veramente molto molto limitato. Il mister parlava di giovani, in effetti i giovani è un problema un po' più delicato, perché poi il giovane non viene sottoposto ai controlli che viene sottoposto il professionista, perché per tutta una serie di motivi, intanto perché fino a che lo sport non diventa impegnativo, i certificati sono certificati che vengono rilasciati dai pediatri. Piuttosto semplice la piuttosto, cosa. Piuttosto semplice. Anche piuttosto superficiale. E piuttosto superficiale. È chiaro che, diciamo, in età pediatrica generalmente i controlli che vengono fatti servono soltanto per escludere una cardiopatia congenita importante, che è visibile. Viceversa, qui stiamo parlando di cose molto più sofisticate, che ne so, una displasia retinologica del ventricolo destro, che è difficile diagnosticarla senza fare una risonanza magnetica, e chiaramente non si possono fare risonanze magnetiche a tutti. Quindi, diciamo, è un po' un problema. Mm. È un po' un problema. Mm. Quindi l'attività agonistica in età pediatrica è una cosa... diciamo un settore può registrare percentuali diverse. Può registrare sicuramente percentuali diverse. Beh, insomma, sarebbe un bel tema da sviscerare dettagli anche. Certo. Insomma, meriterebbe una puntata. ma noi la faremmo anche volentieri se lei, professore, vorrà. Magari finire della stagione organizziamo, anche con qualche... Certo. Sì, perché queste scuole calcio con così... qualche diapositiva, con qualcosa di simile, che adesso, possa aiutare molto a chi è veramente televisione di servizio. Adesso quello che è stato fatto sicuramente è l'obbligatorietà del defibrillatore automatico, è una cosa molto importante. Insomma, e comincia a essere ormai in quasi tutti i campi. No, è obbligatorio, quindi chiaramente perché poi quello che crea il problema è la morte improvvisa, insomma, l'aritmia. Non dimenticherò mai un intervento del dottor Spega allo stadio comunale di Teramo, in un Teramo San Benedettese, lo ricordo perché successe sotto di me, un signore di San Benedetto del Tronto colto da infarto, praticamente era morto. In tribuna. Era un defibrillatore, uno dei primi defibrillatori, stiamo parlando di molti anni fa, però fu un defibrillatore a salvargli la vita, gli adesso fece ripartire il cuore e lo portarono in ospedale vivo. Fortuna che c'era Spega. C'era Spega e c'era il defibrillatore in quella partita, perché non adesso, c'era sempre. Quindi non era uscita la cartella. Adesso queste macchine sono diventate sempre più sofisticate, di facile gestione, anche in molte città. Leggevo ieri che in molte città li mettono proprio, per esempio, fuori di ogni farmacia. Uh-huh. Quindi la farmacia è molto segnalata e sa che tu c'hai un defibrillatore in corrispondenza della farmacia. È una cosa molto importante. È una cosa molto utile. Abbiamo l'attività del Club Biancorosso Teramo, che ha donato 5 o 6 defibrillatori alla città, già sparsi in più punti. Altra gran bella iniziativa. Noi siamo al termine
e siamo anche al termine della puntata ultima dell'anno 2019. Due o tre cose ve le dico subito. Il 6 noi andremo in onda, perché siamo andati in onda il 24 lo scorso anno, registrando. Il 31 registrando, ma andiamo in onda, figuriamoci se poi, ci spaventiamo della Befana. Poi Van Bruni dovrà distribuire un po' di carbone a qualcuno. Poi forse. Noi stasera non abbiamo una bella chiusura, perché ho visto che l'avvocato non ci fa mancare niente, il panettone artigianale la settimana scorsa. Il brindisi e champagne sacro. Stasera, non spumante, addirittura champagne, quindi e lo berremo alla vostra salute. Ricordi Cosimo Patierno? Sì. Secondo me era scarso assai. È un attaccante questo. Sì. Sì. È il capocannoniere girone H di Serie D con il Bitonto. Solo Serie D può fare. 14 gol. L'ho letto, ho detto lo devo dire a Valbruni. Ma può fare, questo fisicamente era molto prestante, però solo in Serie D. Perché più della Serie D non ha fatto, perché fece un'apparizione a Teramo. 14 gol nel girone di andata, come Pera, sì, sì. Cioè un mare di gol. Beh, ma Martignac ne ha fatti in Serie C? Lo so. Però è un campionato interno, ma boh. Fornello. No, il Bitonto sta andando. Non problemi. Ti faccio vedere il video per rispetto della tua juventinità, avvocato. Vabbè, infierite. Però il mio e nostro amico Dodo di Sabatino, qualche foto me l'ha girata anche adesso. Immagino. Questa viene dopo. Aspetta, questa dopo, Gilberto. Questa dopo. No, c'era un laziale, però. C'era un laziale. Perché oggi in 10.000 hanno festeggiato la vittoria sulla tua Juventus a Formello. Perfetto. Hai capito? Non ti faccio vedere. Dicendo grazie Erano Sarri. Erano in 10.000. Grazie Sarri. Non lo so, questo se l'hanno detto. Poi loro hanno mandato la foto, la regia ha mandato la foto, non di una cena ma di un pranzo. Adesso la rivediamo, eccola. E qui eravate a pranzo. Eravate a pranzo dove? Valbruni, io Cavalli... Io tu con la maglia bianco-rossa, qui eravate in macchina al ritorno. Sì, io sul tetto. Ecco l'avvocato, è lì riconoscibile. Un po' Alticci, ma chi guidava? No, noi non guidavamo. No, io neanche, c'era un quinto che guidava. Era un modo per sorridere, perché noi normalmente lo facciamo sempre al termine di Super Goal. Stasera ci salutiamo con un sorriso un po' violento, anzi direi anche piuttosto attuale, vista la situazione che registriamo in qualche istituto bancario, però noi lo facciamo per sorridere un po', per salutarci col sorriso e per sperare di aprire con un altro bel sorriso il prossimo anno, il 2020. E vi ringrazio, cari amici, soprattutto Antonio Valbruni e Andrea Malatesta, ma ringrazio ancora di più grazie il professore. Grazie. Siamo a voi. Stati bravi? Bravissimi. Non l'abbiamo coinvolta bravissimi. Più di tanto. Bravi, ma io ero uno spettatore. Bene. Grazie professor Renato Gregorini, un impegno l'abbiamo preso con il professore, magari prima della fine dell'anno dedicheremo una puntata proprio ai temi che abbiamo solo sfiorato stasera. Noi stiamo per berci una bottiglia di champagne alla vostra salute e voi chiudete e salutandoci con un sorriso. Si parla di banche. Durano 30 secondi questo sketch, però è bello, vedetelo, grazie. Sono Stefano Inchiapini, amministratore delegato di Banca Inculia. I vostri risparmi sono il nostro interesse. A Banca Inculia ho chiesto il prestito per la mia nuova auto. A Banca Inculia ho affidato tutti i miei risparmi. A Banca Inculia ho affidato il futuro di mia figlia. Amanda, potevi fare i cazzi tua? Chiama l'801-904-503 o visita il sito www.bancainculia.it e scopri come aprire il tuo conto in maniera facile e veloce. Banca Inculia, costruita dietro a te. Ah!